Bentornati amici fantacalciosi. Madonna che domenica questa che è stata, eh. Ho preso tutto praticamente quello che c'era da prendere. Lo Stockhudson, eccolo qua. Terza giornata, dopo gli 83 e mezzo, 72 e mezzo della seconda giornata. Anche questa domenica 82. Tutto l'attacco è andato a segno, Vlahovic, Abraham e Martinez. Il centrocampo non ha brillato, ma sono fiero di aver venduto Bonaventura, aver voluto mettere Radonic, che in effetti anche da capitano dovrebbe aver preso un punto in più, visto che dovrebbe aver preso 7, e in Cremonese Torino, fortemente voluto da Mr. Monkey, è andato in gol e ci ha fatto la differenza. Dumfries ha fatto un assist, Gallo ha giocato bene, De Winter, che è un cambio che ho fatto proprio last minute, poco prima che iniziassero le partite, al posto di Cambiaso, e ci ho preso perché perlomeno, poi non ho capito perché 5 e mezzo, perché ho visto a sprazzi le Cempoli e De Winter ha giocato bene, da sicurezza a tutto il reparto, non so veramente la Gazzetta come ragiona, ma comunque Cambiaso, avevo anche predetto Cambiaso che avrebbe preso 5 più Giallo, ora il Giallo manca, ma 5 l'ha preso. Note liete anche in panchina, dove Gonzales, il mediano antifantacalcio, ha preso 6 e mezzo, Baldanzi ha preso 6, Leris 4 e mezzo, infatti Leris molto presto via. Dopo 3 giornate, 238 punti totali, andiamo a vedere le classifiche. Siamo 3.553esimi su 88.853. Oh my god, ma che bella sensazione. Queste le partite di questa domenica. E ora andiamo a farci insieme il mercato, ovvero i 3 trasferimenti soliti, e anche a fare la formazione. Ma prima, uno sguardo al testa a testa. Come è andato questo testa a testa? Abbiamo fatto 5 su 11, eccolo qua, quindi anche questa volta magra, magrissima consolazione, però via, stiamo migliorando, siamo qui, la classifica piange molto di più, ci spostiamo già alla quarta, eccola qua, pronti per i nuovi pronostici. Diamo uno sguardo alla classifica, ecco qua, 7.731esimi su 28.758, qui sbancare qui non sarebbe male, anche perché ci sono dei buonissimi premi. Comunque al volo facciamo subito il testa a testa tra Sepe e Milinkovic Savic, Atalanta Torino e Bologna Salernitana. Prende di più Sepe perché prenderà più tiri. Poi tra Selic, Roma Monza e Danilo Juve Spezia. Chi prenderà di più? Secondo me Danilo, perché segnerà. Poi Lukumi, sempre Bologna Salernitana, contro Demiral. Mettiamo Demiral. Poi Skriniar contro Rachmani, Inter Cremonese, Napoli Lecce. Ecco, questi potrebbero segnare entrambi, no? È un bel casino. Anche se Skriniar l'ho visto molto nervoso, devo dire la verità, in questo inizio di campionato, sarà per le voci di trasferimento. Però stavolta gli diamo fiducia. 1. Poi Teo Hernandez, Sassuolo Milan e Parisi Empoli Verona. Teo Candreva contro Anderson, Sampdoria Lazio e Bologna Salernitana. Vai con Anderson. Poi Locatelli contro Brozovic. Locatelli, dai, dopo il gol annullato vorrà riandare in gol e poi rifartelo annullare, no? Poi Ederson contro Strefezza, Napoli Lecce e Atalanta Torino. Andiamo con Ederson. Okereke e Deulofeu. Proviamo con Deulofeu, anche se questa è impronosticabile. Poi Caputo, Sampdoria Lazio, Pinamonti, Sassuolo Milan. Facciamo un patta, dai. Caprari contro Verde, Roma Monza, Juventus Spezia. Diamo fiducia a Verde. Salviamo le risposte e non le riguardo, perché tanto qui è un macello. E andiamo subito quindi a fare i nostri movimenti di mercato per lo Stockhudson. Benissimo, 4 ore e 20 minuti alla prima partita di oggi, che sarà Sassuolo Milan delle 18:30. E quindi andiamo subito così a leggere gli incontri e a vedere chi togliere, con il problema Perin. Perché io questa settimana volevo togliermi Zaccagni, devo dire la verità. Basta, la fiducia è finita, così come quella per Messias, che difatti anche Pioli ha finito la fiducia, a dire la verità, perché vedo che lo danno in panchina. Quindi, se mi faccio 2 movimenti così su carta e penna. Quindi, vediamo un po' l'attacco. L'attacco è da riconfermare in blocco, cioè Vlahovic in Juve Spezia ha buone possibilità di segnare, Abraham in Roma Monza idem, Martinez in Inter Cremonese anche. Voglio andare ad adocchiare le partite in cui ci potrebbe essere gol abbastanza scontati, cioè anche un Dzeko in Inter Cremonese potrebbe far male. Lascerei assolutamente l'attacco così: Martinez, Abraham e Vlahovic, intoccabili. Per quanto riguarda il centrocampo, ho confermato Pellegrini
ultimi, diamo l'ultimissima, ma proprio ultimissima chance a Zaccagni. Radonjić lo toglierei, ma lo lascio questa domenica perché non c'ho solo 3 trasferimenti. E diciamo bye bye a il buon Messias, anche se poi è uno che a partita in corso entra, insomma, il suo gol lo fa, ma voglio fare come Radonjić una settimana fa, la scommessa della settimana, ovvero tolgo Messias, mi incamero 28 crediti, vado a vedere se Baldanzi gioca in Empoli Verona, gioca, e questa è una grande notizia, perché mi fa togliere anche l'Eris, visto che gioca Baldanzi, l'Eris lo togliamo dalle scatole e siamo a 40 crediti che voglio rischiare, perché li stiamo rischiando, c'è poco da fare, su Politano. Oddio, è attaccante, no, niente Politano. E Çalhanoğlu, oh, mandate un messaggio a Hakan, grande figlio di puttana. Ah, viene più di 40, eh. Oh my god. Abbiamo Udinese Fiorentina. Potrei rischiare un Pereira, ma Sottile lo fa giocare esterno. Non c'è più il passo da esterno, no? A questo punto mi conviene virare su un Bairami qualsiasi, che in Empoli Verona magari, anche se vedo che è in panchina. Quindi Napoli-Lecce, che mi sembra partita calda per fare qualche golasso. Sarebbe anche Ndombele, sarebbe un rischio, perché entra dalla panchina, anche se secondo me crescerà e di molto, eh. Elmas è in panchina anche lui, che disastro. Si potrebbe rischiare anche il vecchio Ederson, eh? O rischiamo Ederson o rischiamo Ndombele. Locatelli, non lo so. Locatelli sta a 31, si potrebbe anche fare qualcosa di buono contro lo Spezia, eh? Forse anche Kostic addirittura. O Kostic o Locatelli. Qui nell'Inter danno Aslani titolare. Voi ci credete? Io no. Vogliamo rischiare un Kostic? Magari fa l'assist per Vlahovic? Vai, ci giochiamo il Kostic. Speriamo bene. Poi lo rivendiamo, assolutamente, anche perché non è che mi piace tantissimo. Vai con Kostic. Mettiamo Kostic, così siamo coperti. Ci avanzano 2 creditini. Ci manca sempre un centrocampista qui, ma Baldanzi fortunatamente gioca, e Gonzales anche probabilmente. Eccolo qua, inamovibile. E poi non so se avete saputo l'ultima notizia, ma a quanto pare Carnesecchi è tornato alla Cremonese, quindi abbiamo risolto il problema del portiere. Portiere che vado subito a switchare. Metto Milinkovic-Savic. Purtroppo questa è una partita e finirà 3-3 o 0-0, non si sa mai. Ero tentato anche Ederson è qui a posto di Kostic, ma lasciamo stare. E qui ora non ci rimane altro che sistemare la difesa, dove Dumfries è dato in Inter Cremonese per titolare, dove Gallo in Napoli-Lecce non è che sia al massimo assolutamente, e poi anche in ballottaggio con Pezzella, rischiosissima sta cosa. Il Bologna, che ora ho capito qual è il gioco della formazione del Bologna, quando mettono Cambiaso così, poi fanno che qui c'è Likoyannis, qui c'è Lukumi e poi invece non succede niente. Lasciamo Cambiaso, ovvero lo portiamo dalla panca al posto di De Winter, che ormai ha dato la scorsa domenica. Ci prendiamo un difensore per forza. Se vendo De Winter 4 più 2, 6, metto difensori da 6 crediti, c'è Coppola titolare e basta praticamente questa domenica. Penso che dobbiamo prenderlo, eh. Allora andiamo un po' a vedere un attimo l'Empoli, Fazzini e degli Innocenti. Eccolo qua, Fazzini sta qui, degli Innocenti sta qui. Secondo me molto presto ce li butta dentro, eh. Molto presto ce li butta. E poi c'è, no, c'è anche Terracciano, sta giocando titolare. Sinceramente l'ho visto qualche minuto, male, devo dire la verità. Proprio per carità, giovanissimo, tutto quello che volete, ma anche no. E infatti valeva 2, adesso già vale 3. Invece noi vogliamo un centrocampista da 1, proprio da Cerottino, come Cerottino degli Innocenti. Abbiamo un altro trasferimento possibile. Zaccagni, non mi deludere, perché sei il primo che vendo, la prossima partita. Trovare un difensore, io toglierei Gallo, 13 più 1, 14, e vedere se c'è qualcuno da 14. Da 14 ci potrebbe essere Gatti, ma non è detto che Allegri lo faccia giocare. Cioè, secondo voi Allegri mette in panchina Bremer, Gatti e Rugani? Dai, ma come? Ma non potrebbe mai e poi mai essere questo infame, veramente. Ismaili. Ecco, Ismaili sarebbe una mossa intelligente, perché il primo cambio dell'Empoli è De Winter o Ismaili, quindi metterei a posto questa situazione. Ma io cerco un pochino il gol, diciamo. Non gioca, sì, gioca Caldirola. Caldirola una volta segnava, di testa. Diomber sta facendo un signor campionato da quando è arrivato Nicola, dall'anno scorso, all'inizio di questo. Se no, andiamo con Okoli. Leverbe breve, secondo me prenderà il posto. Lazzaro, Kesius, anche Kesius non è male,
Kesius è veramente un ottimo terzino, fa anche degli assist. Allora, Buta non gioca mai dell'Udinese ed è un peccato. Buta neanche in panchina, il grandissimo figlio di Buta. Ah no, ecco. Prendiamo Ucoli, dai. Veniva a 12. Togliamo Gallo. Gallo Cambiaso. Togliamo Gallo, che è più titolare di Cambiaso. Io ancora sto dando fiducia a Cambiaso, che sta andando malissimo. Dentro Ucoli. Eccolo qua, questo è il nostro 3-4-3, quindi Vlahovic, Abraham, Martinez, Kostic, Pellegrini, Zaccagni, Radonic. Però ho fatto una cazzata così, perché se non mi gioca Cambiaso non ho campo. Questo è un casino. Proviamo a togliere Horvat, eccolo qua, mi aumenta il quarto. E devo prendere un attaccante per forza, uno con Raimondo. E purtroppo c'è questo problema qui in difesa, perché Cambiaso potrebbe non giocare, perché poi Kesius qua spigne di brutto, ragazzi, spigne di brutto. E Gallo è in vantaggio, ma bel disastro. La rischiamo? Siamo nelle braccia di Cambiaso, praticamente. Nelle braccia di Cambiaso. Va bene, lasciamola così e incrociamo le dita. La salviamo. La fascia di capitano. Allora, chi è che prenderà un bel 7? Allora, un bel 7 lo potrebbe prendere Kostic. Magari fa l'assist, no, per qualcuno. La diamo a Kostic. Avanti. Posto così. Salviamo. Mamma mia, il problema è in difesa. Abbiamo fatto la prima domenica il centrocampo rischioso, la seconda domenica l'attacco rischioso, perché c'era Juve-Roma, poteva finire anche 0-0, invece hanno segnato tutte e due. La terza domenica l'abbiamo fatta bene, scegliendo bene, e adesso mancava la difesa incerta, ed eccola qua. Siamo nelle braccia di Cambiaso, nelle mani di Cambiaso, veramente. Se Cambiaso non gioca, e c'è motivo per cui non gioca, perché ha fatto ridere finora, siamo fottuti, siamo nella merda. 3.553esimo su 88.000, andiamo avanti così, cerchiamo di vincere sta fottuta macchina da 50.000 euro. Offerta dalla Gazzetta. Monchi se Monchi vi saluta. E tra tre ore Sassuolo Milan, tutta da vedere, io me la vedrò. Ci vediamo alla quinta giornata. Ah, e dimenticavo, Carnesecchi sta per andare alla Cremonese, vedete? Cremonese fatta per il ritorno di Carnesecchi. Abbiamo risolto anche il portiere, probabilmente, anche che questo è forte.